Pomeriggio 5 e La Promessa cambiano ora. Mediaset sceglie bene. Slitta la messa in onda di Pomeriggio 5 e La Promessa si estende. Il nuovo orario e la strategia di Mediaset. Mediaset cambia strategia. A partire dalla giornata di mercoledì 11 ottobre, infatti, Pomeriggio 5 inizierà alle 17. Si tratta di uno slittamento di 5 minuti rispetto all'orario di partenza precedente, che comporta un allungamento della Promessa, soap opera che dal 25 settembre va in onda con mini puntate da 10 minuti. Slitta Pomeriggio 5. La mossa di Mediaset. Nonostante la breve durata, le puntate della Promessa fanno registrare ascolti intorno al 20% di share, superiori a quelli della prima parte di Pomeriggio 5. L'allungamento della Promessa potrebbe convogliare nuovo pubblico, o evitare di disaffezionare il vecchio, consegnando quindi un traino più alto a Mirta Merlino. Ecco che, con questo piccolo slittamento, l'inizio anticipato di Pomeriggio 5 rispetto al competitor di Rai 1 La Vita in Diretta, condotto da Alberto Matano, si ridurrà a soli 5 minuti. Rimane da capire se questa mossa si rivelerà vantaggiosa o meno per risollevare gli altalenanti ascolti di Pomeriggio 5. Eppure, stando al comunicato di Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, il bilancio del primo mese di Mirta Merlino alla guida di Pomeriggio 5 era apparso più che positivo. Il direttore, in particolare, aveva ringraziato la conduttrice per aver dato un'impronta giornalistica nel timonare il programma pomeridiano. La situazione, in realtà, è leggermente diversa. Comunicati di questo tipo, ad esempio, c'erano anche quando a guidare Pomeriggio 5 era Barbara D'Urso, defenestrata solo pochi mesi fa. Non risulta, inoltre, che Mirta Merlino sia riuscita a migliorare i dati di chi l'ha preceduta, con l'ex La 7 che sta addirittura ottenendo riscontri più bassi rispetto alla D'Urso. Pomeriggio 5, dati alla mano, perde spesso il confronto con Matano e il suo La Vita in Diretta, il quale registra ascolti migliori e un maggior numero di spettatori sintonizzati. Con la nuova mossa di Mediaset si cercherà di sfruttare ancor di più l'ottimo traino consegnato dalla Promessa. Sarà sufficiente? Pomeriggio 5. D'Urso sparita dal servizio. Di recente ha fatto discutere quanto accaduto nella puntata del 9 ottobre scorso a Pomeriggio 5. Merlino si è occupata della vicenda del principe Giacomo Bonnano di Lingua Glossa, già trattata da Barbara D'Urso negli anni passati. Punto. In un servizio andato in onda, infatti, sono apparsi vecchi filmati del programma sulla questione, ma l'ex conduttrice è stata prontamente tagliata dai video. Il gesto ha scatenato polemiche social, con gli utenti che lo hanno considerato irrispettoso nei confronti del lavoro svolto dalla D'Urso.